se vuoi. Apriamo lo champagne per festeggiare. Ciao ciao. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Permesso, permesso. Ciao ragazzi, ciao Marco. Sul podio, bravo. Mamma mia. Dai. Ciao a tutti, ciao, ciao. Buon pomeriggio, ciao Piazza Colombo. Che bello. Quanto gente. Te lo vedi di sto podio, ma. Grazie, grazie. Guarda. Guarda, chi è? C'è pure. Oh. Cioè, te l'ho fatto la maschera da adesso. Non è possibile. Bellissimo. Potevi farti una faccia più bella. C'è pure Morandi. A proposito, sai che Morandi ha detto una cosa molto importante tra i nostri microfoni, tra poco lo ascolteremo. Sì. Senti, Ama, io non so, che ti devo chiedere? L'ultima volta che ci siamo visti ai soliti ignoti mi avevi detto, sai che sto riascoltando tutte le canzoni che avevo scartato, diciamo non erano entrate l'anno scorso, perché voglio riascoltarle, visto che quest'anno è il tempo di farcene entrare qualcuna. Non so se poi qualcuna tra quelle è entrata, ma qui tutti vogliamo sapere come fai a scegliere tutte canzoni così e a comporre questo bellissimo buca per il festival. Grazie, ecco, Marco, grazie, della piazza. Grazie. Guarda, devo dirti, ce n'era qualcuna che poi avevi recuperato, no? Ah no, sì, poi sai, ci sono i dubbi dell'ultimo istante, si cerca sempre di farle entrare, perché poi ecco, dice, ma come ne hai portate da 25 a 28? Perché poi in realtà è una sofferenza quella, perché chiaramente sono innamorato di quelle canzoni, però sono estremamente felice di queste 28 canzoni in gara. Il ringraziamento va ai cantanti che scrivono, interpretano canzoni che sicuramente dureranno a lungo, e mi hanno detto che praticamente almeno 10 sono già in classifica. Come ogni anno capita, perché poi è veramente cambiato, non ti voglio imbarazzare, però è veramente cambiato il festival, nel senso che in questi anni il festival ha vissuto un rinnovamento incredibile, ha preso delle generazioni che prima non lo guardavano. Grazie. E questa è veramente una grande cosa. C'è qualche canzone che canticchi sotto la doccia? Voglio sapere quale. No, le canto tutte, il problema era prima che andassero in onda, perché io le canticchiavo prima e qui dovevo stare attento a non canticchiarle per strada oppure in macchina sentivo le canzoni ad alto volume al semaforo, piano piano ero scortese perché vicino sentivano, io tiravo su il finestrino. Eccola la canzone, questa è nuova, quindi no adesso le potrò canticchiare tranquillamente tutte. Quindi senti, noi siamo felicissimi di essere venuti a trovarci. La piazza, vedi laggiù, è stracolma proprio. Dall'Ariston a qui. Sapete che insomma noi siamo a 100 metri dal teatro Ariston. Ed è ma Giovanna dov'è? Giovanna dov'è? Giovanna è qua, è dietro, è lì con la, con la sciarpa azzurra. Ciao Giovanna! Ciao. Senti, sai, l'altro giorno mi è arrivato un messaggio di mia figlia Emma, che ha 18 anni, quindi ascolta le canzoni che piacciono ai 18enni, piace il Ristaz. Ciao Emma. E ha detto, guarda, mi è piaciuto tantissimo proprio quel momento di Morandi, Ranieri e Albano. Ma io lo dico sempre, perché a 18 poi anni era proprio entusiasta, guarda, vero? Piace a tutti. In molti. Me l'hanno chiesto in molti. Perché tu parti dal festival e devi portare musica che piace ai ragazzi, ma i ragazzi, che sono estremamente intelligenti e svegli, sono curiosi di vedere e di capire che cosa ha reso certi nomi così grandi. Certo. E loro sono veramente desiderosi di vederli, di applaudirli. E il target, si dice così, del momento di Ranieri, Morandi e Albano era altissimo, ma nessun ragazzo è scappato, sono rimasti tutti affascinati. E questa è una cosa buona. Questa è meravigliosa. Quanti follower siamo? Siamo a 1.300.000 follower. Oh! Cioè, una roba. Amadeus sono io, sta avendo. E Morandi, come dicono a Roma, sta arrosicato e brutto. Sta arrosicato. E Morandi è in giro a postare qualsiasi cosa pur di non farsi raggiungere. Ce la farà a raggiungerlo? Sì, tutti così. Bellissime quelle due maschere. Senti, bellissime. Stasera io non lo so che altro chiederti, perché ogni sera è meravigliosa. Stasera ieri sera è stata insuperabile, ma poi stasera la stasera finale. Ci sono anche, oltre alle canzoni, i Depeche Mode, che è il più grande gruppo rock elettronico del mondo.
E poi va bene, insomma, due altri monumenti della musica italiana come Gino Paoli prima e Ornella Vanoni dopo. E poi la super sfida a 5 nella top 5 ricanteranno e quindi si azzererà tutto. Si azzererà tutto e si riparte da lì. Ho sentito dichiarazioni bellicose anche di Lazza, che ha detto: io non sono qui per partecipare, io voglio provarci. Beh, ma è giusto a battere Mengoni, che adesso devo dire che sono lì, tutto può accadere, avete visto le classifiche. Sì. E poi mi dicono che le differenze tra i vari cantanti è veramente minima, quindi in realtà potrebbe essere. Mentre sto Giovanna, cercando di convincere, allora, se Giovanna viene io vado a salutare i tuoi ospiti, ma eccoli qua, guarda che sembra, molti ne stiamo aspettando, eh. Vado a, scusate, devo salutare il mio attore Torino Quinti, grande autore. Hanno lavorato tanto insieme, un abbraccio Marino Bartoletti. Ciao Marino. Ciao a tutti. Claudio Guerrini di RDS. Lì c'è una serie, stiamo aspettando altri. Mauro Goruzzi, che l'ha mandata a quel paese, non so. Oh, eccola! Mi ha mandato a quel paese, ma con amore. Questo... Sei bellissima, no, sei bellissima, sei meglio che truccata. Su. Sono in borghese. Credimi. Genere che adesso, adesso il festival ti restituisce Amadeus. Tommaso Labate, ciao. Sì, sì, ci siamo salutati prima e sono andato anche a trovarlo in radio, quindi anche signori, complimenti a Radio Rai, Radio Rai 2. Quindi complimenti, vai. Il re e la regina di Sanremo la questa settimana. Dai. Il re sicuramente. No. Invece... assolutamente felici di essere qui, siamo tra amici, bello il clima, ringrazio te, ho detto tutta la Rai, il lavoro, perché se poi, come dire, qualcosa funziona, perché poi intorno c'è tutto un gruppo, è un veramente un grandissimo lavoro di tutta l'azienda, di tutta la Rai. Io anche in conferenza stampa ho detto: il lavoro che tutte le trasmissioni e chiaramente la chiusura al sabato fate voi per noi è di vitale importanza, quindi grazie veramente a tutti. Amadeus è questo, Amadeus è soprattutto questo, capacità di fare squadra, che è fondamentale in tutto, non solo nel festival. Amadeus, grazie, buon lavoro, ciao. Buon pomeriggio, stasera. Buon lavoro a tutti, buon lavoro, ciao. Ciao a tutti. Amadeus, Giovanna Civitillo, ciao ragazzi. Vanno a prepararsi, tra poco prove, noi siamo anche collegati. C'è Marocchi? Ci sono. Marocchi, ci sei? Ci sono, Marco. Perché ci sei? Ho sentito dei nomi da Amadeus, cioè lì dovrebbero passare Gino Paoli, Ornella Vanoni. Sta arrivando.